con il nostro consueto appuntamento col paranormale. So che a molti di voi piacciono le novità. Proprio per questo oggi ho portato dei filmati che credo che molti di voi non abbiano ancora visto. Prima di cominciare, voglio ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo. 26 aprile 1986. La centrale di Chernobyl esplode, causando una dispersione di radiazioni in tutta la città. Molte persone evacuarono. Altri invece decisero di rimanere lì. E di quelle persone non si sa più nulla. E le città in queste zone sono rimaste disabitate per anni. Girano voci che in questi luoghi si aggirerebbero delle strane creature, deformi. Dei cacciatori di fantasmi si sono recati in quel luogo e hanno deciso di passarci un po' di tempo. Entrando in una casa, rimangono lì per una notte ad osservare un po' la situazione. E ad un certo punto succede qualcosa di terrificante. Durante le loro indagini, uno dei cacciatori viene attratto da qualcosa fuori dalla finestra e, avvicinandosi, nota un volto. Probabilmente potrebbe essere uno di quei cittadini che aveva deciso di rimanere lì per non lasciare la propria casa, subendo le conseguenze di quelle radiazioni. Il prossimo filmato mostra un giovane esploratore mentre entra in un edificio abbandonato in piena notte. Durante la sua ispezione, il giovane esploratore cattura con la telecamera qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di vedere. C'è? C'è A? Senza saperlo, il ragazzo con la telecamera cattura quella che sembra una persona e sembra che stia osservando proprio il ragazzo. Andando più avanti, le cose non migliorano. Si incominciano a sentire dei colpi sul muro. E ad un certo punto, quella strana presenza si materializza proprio davanti al ragazzo. Le immagini sono spaventose. L'essere sembra che si materializzi all'improvviso, dal nulla. E dalla voce dell'esploratore sembra che sia davvero terrorizzato. L'esploratore però non si dà per vinto e decide di continuare. L'essere che si era mostrato prima al ragazzo si materializza di nuovo di fronte a lui. Ciò terrorizza a morte il ragazzo, che decide di andarsene immediatamente da quel posto. Devo dire che queste sono immagini molto forti. Catturare uno spirito mentre si materializza e poi scompare
Non è un'impresa facile. E voi cosa ne pensate di questo filmato? Fatemelo sapere nei commenti. Il prossimo filmato mostra una donna mentre scende le scale di un condominio. Non ci sono molte informazioni riguardo a questo filmato. L'unica cosa che so è che è stato girato in un paese asiatico. La donna sta cercando l'amica e quindi la chiama per nome. Non trovandola da nessuna parte, decide di scendere giù per cercarla. A un certo punto, però, nota qualcosa che la terrorizza a morte. Nea? La donna scende le scale chiamando l'amica per nome, ma dal nulla sbuca fuori questa sagoma nera che insegue la donna. La donna scende giù e arriva al quarto piano. Per paura che l'essere l'avesse seguita, si guarda intorno. Poi va all'ascensore che, come al solito, non funziona mai. A questo punto, la donna decide di scendere di nuovo le scale per andare più giù. Ma appena scesi i primi scalini, tenete d'occhio il quarto piano. Totalmente terrorizzata, la donna torna al piano superiore e lì magicamente incontra la sua amica. Cosa molto strana. La donna era al quarto piano, risalendo gli stessi scalini. Si ritrova all'ottavo piano. Filmato davvero interessante, ma anche terrificante, se pensiamo che, magari, quella donna potrebbe essere entrata in un mondo parallelo. Quindi, quel palazzo poteva essere lo stesso identico palazzo in un mondo parallelo, ma non abitato da esseri umani, ma da spiriti. La donna, tornando su, non ha fatto altro che tornare nella sua dimensione. E voi cosa ne pensate di questo filmato? Credete anche voi che la donna sia entrata in un'altra dimensione, senza accorgersene, per poi ritornare nella sua dimensione, in modo casuale? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il video finisce qui, ragazzi. Spero che i filmati vi siano piaciuti. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!